un consulente, un lavoratore. Io ho la Whirlpool sua Londra. Ben trovati per un nuovo appuntamento con Linea Diretta. Oggi parliamo di investigazione a tutto campo. Lo facciamo con un esperto del settore, un vero e proprio James Bond, lo possiamo definire così, che non opera soltanto ad Arezzo, ovviamente opera un po' ovunque. Si chiama Carlo Nencioli, lo avete visto spesso a Teletruria. Sa il fatto suo e per questo i nostri telespettatori ci hanno mandato delle mail. Per esempio c'è un babbo che è molto preoccupato per il figlio e chiede a Nencioli: devo controllare mio figlio per vedere se ci sono problematiche di droga o altro, posso intercettare il suo telefonino e il suo computer? Ok, allora il figlio, se il figlio è minore, in questo caso qui, a livello di legge, di giurisprudenza, la pertinenza, ok, è maggiore dell'eccedenza, per cui il padre, essendo responsabile, diciamo, a tutti gli effetti del figlio minore, può invadere, diciamo, fra virgolette, la sua privacy controllandogli ciò che accade attraverso il telefonino, lo smartphone o il PC. Questo qui a tutela ovviamente la sicurezza del figlio e anche del menage patrimonio familiare, certo, perché risponde in prima persona al genitore per qualsiasi cosa che possa fare il figlio minore. Per cui direi proprio che il padre può fare questo tipo di operazione. Ma se il figlio è maggiorenne? Se il figlio è maggiorenne no. Se il figlio è maggiorenne comunque entrano, la pertinenza è minore del, diciamo, dell'eccedenza, quindi in questo caso qui vengono a meno quei criteri di responsabilità che il genitore ha verso il figlio. E il figlio, anche se il figlio vive ancora nella famiglia? Sì, sì, e quindi non può invadere, diciamo, la sua privacy, non può intercettargli né telefono né computer. Questo in teoria, però ecco, mi chiedo, signor Nencioli, siccome lei ha questa vastissima esperienza, sì, nel mondo dell'investigazione, sì, c'è un limite fra quello che è, fra virgolette, lecito e quello che non è lecito fare? Certo. In qualche modo lei fa parte di un'agenzia di investigazione, quindi voi avete dei permessi speciali in più per... Sì, qui il discorso, ecco, però sì, questa allora, è una situazione molto particolare. Allora, in questo caso no, assolutamente, in questo caso di situazione privata, ecco, diciamo così, il genitore si deve attenere a quello che sono le regole. Nel caso in cui il figlio è maggiorenne, si può effettuare un altro tipo di lavoro consentito dalla legge, che ci permette comunque di controllare, senza bisogno di entrare nel suo telefono, nel suo computer, di controllare quello che combina, quello che fa, i movimenti, fuori, i movimenti, alla vecchia maniera, i contatti, sì certo, e quindi prendere tutte quelle informazioni che dopo incrociate ci permettono di compiere un'analisi oggettiva della situazione, quindi dare un responso e casomai porre rimedio ai problemi. Allora, sono un imprenditore del Valdarno, ci scrive appunto un nostro telespettatore, sospetto che due dipendenti utilizzino i computer aziendali per scopi privati, posso far controllare a questo punto i computer? Che ne certamente dice? Sì, possiamo controllare i computer, le mail, la corrispondenza, tra l'altro mesi fa anche la Comunità Europea ha sancito proprio la legittimità da parte di un datore di lavoro di controllare email e corrispondenza, diciamo, del computer presente nella casella di posta del computer aziendale, ovviamente, per vedere se il dipendente utilizza o meno il computer adeguatamente e in maniera pertinente. Ovvio che se viene trovato in fallo il dipendente può essere anche oggetto di licenziamento per giusta, certo, causa, perché non è più permesso utilizzare il computer aziendale a scopo privato, a meno che uno, vabbè, il datore se uno di lavoro non sia abbastanza flessibile, certo, o se uno, certo, ascolta, certo, Spotify, un po' di musica mentre è lì che lavora e traccheggia, ecco, l'importante è che non passi musica, email, certo, Facebook, tutto quello che è. Insomma, Facebook è anche, per esempio, certo, nel nostro lavoro, certo, come giornalisti, Facebook lo utilizziamo anche come fonte, certo, di notizie. Però deve essere pertinente, certo, ecco, Facebook, uno, diciamo, se nell'ambiente di lavoro del dipendente viene utilizzato Facebook, diciamo, per assumere informazioni pubbliche e, certo, tutto quanto, perché serve per il lavoro che sta svolgendo, va bene,
va bene, però se con Facebook chatta con la fidanzata, sì, no, o va bene, un'altra, okay. Purtroppo a volte, molte volte succede questo, se non anche peggio, che utilizzano i computer per inviare informazioni riservate e quant'altro. Quindi spionaggio aziendale, sì, quasi. Dopo, ci sono anche il successivo passo è quello. Ecco, quindi assolutamente il signore può controllare, oppure può controllare lui se è in grado di farlo, oppure può rivolgersi a un'agenzia, a un professionista come siamo noi, per poter fare queste operazioni di controllo. Allora, guardi, questa è una domanda che ci fa molto coraggiosamente una ragazza di Arezzo. Da tempo sto subendo stalking dal mio ex, che cosa mi consigliate di fare? Allora, c'è stato anche un caso recentissimo della ragazza bruciata, Sara, nell'auto, aveva subito stalking proprio dal suo ex fidanzato, nessuno all'inizio, neanche lei stessa aveva dato credito, no? Quindi alle minacce, eccetera. C'è una legge adesso, prima non c'era, però spesso la legge appunto purtroppo arriva in ritardo. Sì. Questa ragazza ci sta chiedendo aiuto. Che cosa potete fare? Allora, innanzitutto dico alla ragazza, con gli elementi che ha sicuramente, che sono dalle circostanze oggettive, sicuramente il suo ex la pedinerà, la posterà, farà chiamate anonime, manderà messaggi, scriverà su Facebook, insomma tutte queste situazioni che praticamente compromettono il buon vivere, diciamo compromettono proprio, pregiudicano proprio la vita di una persona, la consuetudine di una persona, modificano proprio, questo qui è proprio il fatto importante dello stalking. Allora, la ragazza deve, innanzitutto gli dico subito di recarsi alla polizia, tra l'altro in questura, tra l'altro hanno degli uffici che si occupano di questi casi qui e sono anche molto, molto, molto bravi, sì, molto competenti, dei professionisti veramente validissimi, direi. Quindi non tacere, non sottovalutare. Allora, ecco. Il problema è un altro che io consiglio a questa ragazza, di non sottomettersi allo stalker, perché lo stalker è una gioca anche dal punto di vista psicologico, rende la persona vittima, quindi succube di lui, e fino al punto che la persona ha paura di andare a denunciarlo, cioè succedono queste cose qui. La ragazza non deve aver paura, innanzitutto vada a denunciare tutta la questura, poi se può e se vuole venire da un professionista, certo, o in un'agenzia privato come la nostra, ben venga, può venire. Noi facciamo il lavoro per ricercare tutte le prove, tutti gli elementi, anche tenendo sotto controllo attivamente la situazione, e il nostro lavoro va a implementare e va, diciamo, a supportare le prove delle forze e a portare le prove, ulteriori prove alle forze dell'ordine. Molte volte c'è sinergia su questi tipi di problemi qui fra noi e le forze dell'ordine, che si concludono, diciamo, in maniera brillante, anche con ottimi quindi risultati. Quindi non c'è assolutamente, forse prima c'era competizione o non so, adesso collaborate, insomma, c'è collaborazione. Sì, diciamo, almeno nella mia esperienza, diciamo, devo dire che le forze dell'ordine sono molto aperte e sono molto competenti innanzitutto su queste problematiche qui, non solo. E aprono le porte, cioè ben vengano le notizie, ben vengano, cioè la cosa principale è salvaguardare l'incolumità e la sicurezza della persona. Questo è, no, devo dire, ottimo. Allora, un'altra domanda da un nostro telespettatore molto interessante, un titolare di un'azienda presumibilmente, o un dipendente che spesso si assenta per la legge 104. La legge 104 è quella che ti permette di stare a casa se hai un familiare ammalato, infermo, oppure se tu sei in malattia, eccetera. Posso verificare se effettivamente rispetta quanto previsto da questa legge? Lo può Perfetto, fare? Perfetto, benissimo. Tramite allora, voi? Tramite noi il datore di lavoro può benissimo, se ha un minimo di sospetto che il dipendente effettivamente rispetti quello che dice la legge 104, può benissimo rivolgersi a noi per poter controllare se effettivamente ci sono questi, diciamo, queste osservazioni. La legge 104 noi controlliamo. Ok, viene fatto tutta una serie di lavori, di servizi per controllare se effettivamente la condotta e l'attività,
questo caso del dipendente, va bene, è compatibile con diciamo, l'assistenza che deve dare alla persona che ha con sé a casa, perché sicuramente la persona a casa c'è, che, perché se no non potrebbe avere la legge, però 104. Come tante volte abbiamo riscontrato, la persona che è a casa con la legge 104 poi si reca a cercare funghi o a giocare a calcetto o a fare altri giri shopping con la moglie o andare al mare in giorno in vacanza. E... cioè vi è capitato di tutto? Sì, sì. Di vedere tutto, sì. Di tutto di più. E quindi in quel caso lì non è proprio consona, ecco la cosa. In quel caso lì ci possono essere anche risvolti penali per truffa nei confronti dell'erario, dello Stato, perché ovviamente sono giornate pagate dall'Istituto di Previdenza Nazionale, queste cose. Quindi il soggetto in questione rischia non solo di essere licenziato, ma rischia anche una denuncia penale, può rischiare. Certo. Sì. Perché questa è una legge. Perfetto, allora abbiamo tempo forse per porre una domanda a cui Nencioni ci risponderà dopo. Viviamo in un'era caratterizzata dai social network, dall'informatica, sicuramente voi lo sapete, arrivano in questo momento video, messaggi su Messenger, tramite mail, eccetera. Ecco, ci vuole spiegare un po' come districarsi in questo mondo, di che cosa aver paura, come difendersi e invece come gestire. Ci vediamo tra poco, subito dopo la pubblicità, con Linea Diretta.